Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì hanno notificato in carcere un provvedimento cautelare a carico di quattro individui già arrestati nell'ambito dell'operazione antidroga Strike. La misura è stata emessa dal Tribunale di Catania, luogo dove sarebbe avvenuto il fatto incriminato nei confronti dei canicattinesi Diego Paci, Salvatore San Martino, Gaspare Facciponte ed Emanuele Gaspare Garozzo. Secondo i giudici catanesi, quattro sarebbero stati coinvolti in un episodio di spaccio di cocaina avvenuto nel capoluogo etneo nel maggio del 2010. Si sposta a Palermo presso la Procura dei Minori la competenza delle indagini sulla morte di Salvatore Asaro, il quindicenne di Canicattì, che il 17 settembre del 2010 è morto in un incidente stradale sulla strada statale 123. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, il ragazzo sarebbe morto a causa dell'impatto con il selciato dopo essere caduto dal suo scooter. Poi il suo corpo, già esanime, sarebbe stato investito da un'auto che sopraggiungeva in quell'istante. Adesso sarà posta sotto esame la posizione del giovane che si trovava in compagnia di Asaro, che secondo la testimonianza di alcuni coetanei sarebbe fuggito senza prestare soccorso all'amico per ritornare poco dopo sul luogo dell'incidente. Le ipotesi di reato da parte della procura vanno dall'omissione di soccorso all'omicidio colposo, alla reticenza ed intralcio alle indagini. I carabinieri di Palma di Montechiaro hanno arrestato ieri sera Calogero Napoli, 21enne pregiudicato del luogo. Il ragazzo è accusato di tentata rapina, tentato omicidio e porto abusivo di armi. Il giovane ha tentato di rapinare un esercizio commerciale sito in via Fiorentino, ma scoperto dalla commessa aveva desistito dal proprio intento e per facilitare la propria fuga aveva esploso un colpo d'arma da fuoco all'indirizzo della stessa donna, che fortunatamente non è stata colpita. Una volta uscito dall'attività commerciale, Napoli ha cercato di far perdere le proprie tracce utilizzando due scooter condotti da due complici, entrambi minorenni, che lo aspettavano, ma i tre sono stati bloccati subito dopo. I carabinieri della Compagnia Delicata hanno arrestato Giacomo Marino, 38 anni, pregiudicato in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Licata, in quanto resosi responsabile di inosservanza dei provvedimenti imposti dall'autorità giudiziaria. I militari dell'arma hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Agrigento, che ha condannato Giacomo Marino a 8 mesi di reclusione, poiché ha reiteratamente violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione cui era sottoposto. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere agrigentino di Contrada Petrusa. È di 7 anni e 2 mesi di reclusione la pena inflitta dal Tribunale di Agrigento al favarese Giuseppe Stagno, 45 anni, accusato del tentato omicidio del compaesano Gaetano Pollicino, di 51 anni. I fatti risalgono al giugno del 2010, quando, al culmine di una rissa tra due nuclei familiari per questioni economiche, Stagno avrebbe inferto due coltellate all'addome di Pollicino, rimasto gravemente ferito. All'epoca dei fatti furono denunciate anche altre persone, accusate tutte del reato di rissa. La Polizia Stradale di Agrigento ha scoperto diverse compagnie di assicurazioni false che stipulavano contratti con ignari utenti su tutto il territorio nazionale. L'operazione, denominata Alfa 1, ha coinvolto anche la provincia di Agrigento. Il servizio. I forti aumenti del costo dell'RC auto negli ultimi periodi hanno in maniera preoccupante innalzato il livello di diffusione dei cosiddetti furbetti, che hanno sperimentato vari metodi pur di falsificare in maniera il quanto più possibile verosimile la propria assicurazione, sperando di non cadere nella rete dei controlli delle forze dell'ordine. Quella scoperta invece ieri dalla Polizia Stradale di Agrigento è una truffa al contrario, perché a metterla in atto nei confronti di utenti sconosciuti e onesti sono stati alcuni soggetti rappresentanti di alcune compagnie assicurative che vendevano ai propri clienti polizze false. L'operazione, denominata Alfa 1, ha permesso di sequestrare nel solo territorio della provincia di Agrigento più di 100 polizze false, ma il raggio d'azione dei truffatori era molto più ampio. Sequestri, infatti, si sono avuti anche in provincia di Catania, Palermo ed in Lombardia, Campania e Calabria. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, ha accertato la realizzazione della truffa perpetrata attraverso la creazione di compagnie di assicurazione RCA false, solitamente per autoveicoli, con relative emissioni di polizze vendute con una rete di agenti sparsi sul territorio. Le compagnie in questione sono l'Alfa Insurance, l'Electric Insurance, l'Euro Insurance e
mesifilia. Sono state interessate decine di sezioni della Polizia Stradale, dei compartimenti della Sicilia occidentale ed orientale, della Lombardia, della Campania e della Calabria, il cui personale ha collaborato per individuare le persone coinvolte, perquisire le agenzie di vendita e le abitazioni degli autori della truffa e sequestrare tutto il materiale che è servito a commettere reati di falso e truffa. La Polstrada di Agrigento invita chiunque si trovi in possesso di polizze appartenenti ad una delle compagnie assicurative oggetto di indagine a recarsi presso una sezione di polizia stradale per consegnare la polizza e sporgere così la denuncia di truffa. Potrebbe custodire importanti segreti l'ultimo covo del boss Gerlandino Messina in via Stati Uniti a Favara, a far intendere quanto l'appartamento messo a disposizione del boss empedoclino da Calogero Bellavia sia importante nel proseguo delle indagini per risalire ai fiancheggiatori di Messina. È stato il maggiore delle risse Aldo Mattei nel corso della sua deposizione al processo che vede imputato proprio Gerlandino Messina per il possesso illegale di armi e munizioni ritrovate il 23 ottobre del 2010 nel covo del boss. Infatti, nel corso dei sopralluoghi effettuati all'interno dell'immobile sono state rinvenute 6 impronte digitali, 4 appartenenti a Messina e al suo ultimo fiancheggiatore, Calogero Bellavia, e 2 sconosciute nel rifugio, anche tracce organiche che al momento sono state archiviate. Ha tentato incendiario l'altra notte in via Palma, Alicata, ignoti hanno appiccato le fiamme alla saracinesca dall'insegna appena collocata di un centro scommesse, la cui inaugurazione è prevista per i prossimi giorni. L'incendio ha provocato danni per un ammontare di circa 1.000 euro. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco del distaccamento di Licata, intervenuti sul posto assieme ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Un'anziana di 75 anni è stata derubata della borsa ieri dietro la chiesa di Don Guanella da 2 ragazzini in bici durante l'attesa dell'autobus locale. Il fatto è accaduto ad Agrigento. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti, i quali hanno avvisato i carabinieri, che una volta giunti sul posto si sono dati alla ricerca dei responsabili. Durante un controllo del boschetto sottostante la zona del furto, luogo dal quale, secondo alcuni testimoni, i ladri avevano cercato la fuga, i carabinieri hanno rinvenuto la borsa della donna priva del portafogli. La stessa è stata trasportata in ospedale, la donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Cambiamo argomento. Paura questa mattina nel centro storico di Canicattì per il crollo di parte di un'abitazione disabitata in via Lepanto. I detriti hanno infatti travolto un'altra abitazione abitata da una famiglia di 4 persone rimaste fortunatamente illese. Il servizio. Paura questa mattina nel centro storico di Canicattì per il crollo di parte di un vecchio immobile disabitato in via Lepanto, già teatro in passato di altri episodi simili. La pioggia copiosa caduta nelle prime ore della mattinata ha provocato il cedimento di un telaio che ha sfondato il soffitto di un'altra abitazione nella quale vive una famiglia composta da 4 persone, tra le quali 2 bambine di pochi anni. Il fatto è avvenuto attorno alle ore 9 ed ha provocato naturalmente grosso spavento. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone. Soltanto il caso, infatti, al momento del crollo, i 2 piccoli non si trovassero nella cucina. Pietre caduti dalla grossa voragine aperta dal crollo. I danni all'abitazione, invece, come testimoniano le immagini, sono evidenti. Oltre ai detriti e dalle pietre, infatti, dal soffitto cade anche acqua piovana, che rappresenta un ulteriore pericolo per la stabilità e la sicurezza dell'immobile. La famiglia che abita nella casa, suo malgrado coinvolta dal crollo, è stata fatta rientrare all'interno dell'immobile nel luglio scorso, a seguito di un periodo trascorso in un hotel della città a spese dell'amministrazione comunale, dopo un episodio simile a quello verificatosi oggi, ma che non aveva provocato gli stessi danni odierni. Dopo quanto avvenuto questa mattina, però, sarà difficile per loro avere il coraggio di tornare a mettere piede lì dentro. È fuggita dall'ospedale di Agrigento la somala di 39 anni che la scorsa settimana ha partorito una bambina su una carretta del mare nel canale di Sicilia. Da venerdì scorso la donna si trovava ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove era giunta in elicottero da Lampedusa. Ieri mattina la fuga ha preso la sua bimba di pochi giorni e un borsone con dentro vestiario e generi di prima necessità offerti da semplici cittadini, infermieri e dall'ufficio di solidarietà sociale. Senza farsi notare dai sanitari in servizio, si è allontanata senza firmare il foglio di dimissione. L'ospedale ha presentato una denuncia alla Polizia di Stato che ha avviato le ricerche. E adesso
La regione siciliana si costituirà parte civile nei giudizi per frode nell'utilizzo dei fondi europei e regionali, una decisione che segna una svolta nel perseguire trasparenza e legalità. Lo ha annunciato l'assessore regionale per l'economia Gaetano Armao, commentando l'approvazione da parte della giunta del provvedimento da lui proposto. Si tratta di una scelta giunta che rafforza anche la convenzione stipulata nei giorni scorsi tra Regione e Comando regionale della Guardia di Finanza per il monitoraggio dei flussi finanziari. Chiunque non utilizzi in modo virtuoso i contributi comunitari, ha concluso Armao, dovrà assumersi le proprie responsabilità e rispondere per i danni arrecati anche alla credibilità della Sicilia. Gli impegni di spesa relativi ai fondi FERS 2007-2013 sono stati al centro della riunione della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana presieduta da Riccardo Savona. Dai dati depositati in commissione, ha spiegato Savona, si vincono diversi aspetti. Primo fra tutti è che il 2012 sarà un anno cruciale, in quanto molti dei programmi in corso saranno completati e nello stesso tempo tutti gli assi saranno avviati. Al momento, rispetto ad una spesa complessiva di 1,682 miliardi di euro per il 2011, sono stati certificati 560 milioni di euro, prevalentemente canalizzati nel primo asse delle infrastrutture, con 178 milioni di euro. Seguono le linee di intervento su energia e rifiuti, con 172 milioni di euro, mentre per le misure che riguardano gli altri assi, gli investimenti sono al di sotto dei 100 milioni di euro. Taormina, dirigente generale del Dipartimento regionale delle Finanze, ha trasmesso alla Commissione inoltre una tabella sintetica delle entrate previste dalla Regione per il 2011, dettate essenzialmente da imposte dirette ed indirette. Tra i dati emergono delle criticità allarmanti, ha detto però Savona, che fanno capo alle entrate che derivano dall'IRAP. Rispetto al 2010 sono state di fatto registrate minori entrate per circa un decimo, corrispondenti a 156 milioni di euro in meno, un dato che lascia intendere l'accentuazione del sommerso. La mafia va combattuta quotidianamente, tenendo costantemente gli occhi aperti anche laddove sembra che il grosso in termini di repressione sia stato già fatto. E questo il monito lanciato dal senatore del PD Giuseppe Lumia, che ha parlato dello stato di salute dell'organizzazione criminale a Canicattì. L'intervista. La sua presenza oggi qui a Canicattì, in un territorio che nel passato è stato fortemente condizionato dalle infiltrazioni mafiose anche a livello politico, ecco, qual è oggi la situazione dell'organizzazione criminale qui a Canicattì? Occhi aperti, non abbassare la guardia, ma illudersi che sia facilmente sconfitta. È chiaro, che sono state date delle mazzate notevolissime, per cui bisogna continuare in modo sistematico, non lasciare loro spazio per riorganizzarsi, togliere il loro respiro, e li si possono anche mettere in ginocchio, e penso anche alla sconfitta di queste famiglie mafiose, a condizioni che gli si tagli la possibilità di avere rapporti con gli operatori economici e dall'altro lato con la politica, così si mettono in ginocchio. Ecco perché è importante stare con gli occhi aperti, svegli, fare prevenzione, impedire che le nuove leve che nel frattempo vengono avanti si possano organizzare all'interno della vita sociale, della vita economica con le estorsioni, della vita politica con il condizionamento soprattutto del voto, e fare di quella prevenzione, dove a Canicattì c'è molta energia, ci sono molte intelligenze nella scuola, nel mondo educativo ed ecclesiale, nel mondo sociale, per riorganizzare un profilo di legalità e di sviluppo che è poi la migliore medicina. Naturalmente non trascuro mai, a quanto a questo lavoro culturale e sociale, lo dico anche con chiarezza e nettezza, quello della repressione. Quanto un'attenta normativa antimafia può incidere su questo percorso di legalità? Moltissimo. Ecco perché sostengo che la politica deve essere unita. Bisogna mettere da parte le divisioni e concentrare le migliori energie. C'è una cattiva unità che non bisogna mai perseguire. La politica che si mette insieme per coltivare privilegi e collusioni mafiose. C'è la buona unità, quella di mettere insieme le migliori energie per colpire in modo sistematico. Sto avanzando delle proposte in questi ultimi mesi che possono essere, a mio avviso, dirompenti contro la mafia. Mi riferisco ad esempio alla durata delle pene.
Quando un boss va dentro non deve stare 4, 5, 6, 8 anni. La durata delle pene deve essere severissima, per cui bisogna salire da 20 anni all'ergastolo. Minimo 20 anni, massimo l'ergastolo. Così gli spezziamo le ossa, così impediamo che si possano riorganizzare. E poi sto proponendo un'altra misura molto importante, che è la denuncia obbligatoria. Tutti gli operatori economici, piccolo o grandi che siano, devono denunciare le richieste estorsive, in modo tale che nessun imprenditore deve affidarsi solo al suo coraggio, ma può dire: c'è una legge dello Stato, se denuncio ho dei vantaggi fiscali e contributivi, se pago il pizzo invece rischio di avere interrotta la mia attività amministrativa. La Giunta Provinciale di Agrigento ha approvato nei giorni scorsi lo schema di variazione al bilancio di previsione 2011 da sottoporre al Consiglio Provinciale per la sua approvazione. Lo schema, che ha ricevuto il parere positivo dal Collegio dei Revisori dei Conti, prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2010 per 581.000 euro e di maggiori entrate per 469.000 euro derivante dalla dismissione della partecipazione azionaria della disciolta AVT SPA, copertura delle maggiori spese in conto capitale nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013. La manovra di assestamento prevede anche una rimodulazione della spesa corrente per 740.000 euro per garantire alla provincia il raggiungimento dei fini istituzionali per i servizi essenziali obbligatori. La delibera sarà inserita nell'ordine del giorno delle prossime sedute del Consiglio Provinciale, che potrà proporre emendamenti, ma sempre nei limiti del patto di stabilità e delle dotazioni finanziarie disponibili. L'approvazione della variazione di bilancio dovrà avvenire entro il 30 novembre nel rispetto della normativa in vigore. Confido nel senso di responsabilità del Consiglio Provinciale, ha dichiarato il Presidente Eugenio D'Orsi, affinché si giunga all'approvazione della manovra di assestamento che, grazie alle maggiori entrate, potrà mettere a disposizione somme di una certa importanza per investimenti in settori cruciali dell'amministrazione. Il coordinatore provinciale del PDL di Agrigento, il deputato regionale Nino Bosco, ha nominato responsabile del settore formazione e cultura del partito Benito Macchiarola. Anche nella nostra provincia il PDL intende inserirsi nella scia di animazione culturale e coinvolgimento popolare, ha dichiarato Bosco. La scelta di affidare il settore formazione del partito a Macchiarola è arrivata dopo un'attenta analisi delle qualità umane e professionali dell'affermato professionista, da tempo protagonista di significative iniziative politico-culturali in tutto il territorio della provincia di Agrigento. La Giunta Municipale di Agrigento, da ieri a due new entry, ha sorpreso il sindaco della città Marco Zambuto. Prima dell'avvio della seduta del Consiglio Comunale di ieri, ha annunciato di aver affidato l'incarico come assessore ad Alfonso Montana dell'API e a Maurizio Calabrese dell'UDC. Due sono stati nominati al posto dei dimissionari Massimo Mugli e Giuseppe Putrone. Ed il Consiglio Comunale di Agrigento, nella seduta di ieri sera, ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione per l'esercizio in corso. Il provvedimento di programmazione finanziaria e contabile è immediatamente esecutivo. Il bilancio è passato con 22 voti favorevoli ed un astenuto. Ha assicurato l'impegno della Regione per far fronte all'emergenza crolli che si registra a Favara. Il Presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, che ha ricevuto ieri la visita della delegazione dell'amministrazione comunale della città guidata dal sindaco Rosario Manganella. Critico invece sui primi provvedimenti da adottare il deputato del PD Giovanni Panepinto. Il servizio. Ha ottenuto un primo riscontro positivo il percorso intrapreso dall'amministrazione comunale di Favara con l'intento di far fronte all'emergenza crolli nel centro storico della città. Ieri la delegazione favarese, guidata dal sindaco Rosario Manganella, ha incontrato a Palermo i rappresentanti del governo regionale, con in testa il presidente della regione Raffaele Lombardo e l'assessore regionale alle infrastrutture Pier Carmelo Russo. Ad annunciare il primo intervento cui verrà data immediata esecuzione è stato lo stesso Lombardo. Attraverso lo IACP, ha dichiarato il presidente della regione, è possibile acquisire le tante case sfitte e disabitate che ci sono a Favara per consentire alle famiglie che abitano gli edifici a rischio crollo di potersi trasferire lì. Servirà un disegno di legge di poche righe che sarà presentato dall'assessore Russo, che il Parlamento siciliano potrà tempestivamente approvare prima della sessione di bilancio. Abbiamo le risorse necessarie, aggiunto il presidente della regione, per portare a termine questa operazione. Decideremo poi cosa fare degli immobili che saranno abbandonati, se demolirli o recuperarli, ma intanto è necessario che a Favara si esca
definitivamente da questo incubo determinato dalle straordinarie precipitazioni atmosferiche. Dopo la tragedia consumatasi nel gennaio del 2010, è impensabile continuare a rischiare vite umane. Sull'esito della riunione palermitana di ieri è intervenuto quest'oggi Giovanni Panepinto del gruppo Fianco a Fianco, deputato regionale del PD. Ci pare giusto sottolineare come suggerimento propositivo nei confronti della giunta ha dichiarato che non serve alcun disegno di legge di poche righe per acquisire le tante case sfitte e disabitate che ci sono a Favara di proprietà dello IACP, perché in casi di straordinaria urgenza è bastevole un'ordinanza sindacale. Inoltre, continua il deputato regionale, sarebbe auspicabile che l'amministrazione comunale di Favara, oltre ad effettuare doverosi incontri istituzionali, sviluppasse una strategia condivisa, ampia ed efficace rispetto al destino del centro storico, partendo da definire i tempi e le modalità con milioni di euro che, grazie ad un emendamento del sottoscritto, sono stati stanziati proprio per la riqualificazione. Ieri il presidente dei beni confiscati alla mafia Maria Grazia Brandara, nel corso di una solenne cerimonia tenutasi nella sala di Palazzo Madama, nella sala Pannini di Palazzo Madama, ha consegnato al senatore Benedetto Adragna un riconoscimento a nome dell'istituzione che gestisce beni confiscati alla mafia. Il riconoscimento è stato fortemente voluto dalla stessa Maria Grazia Brandara, che ha ricordato la sensibilità dimostrata dal senatore del PD verso le attività indette dal Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo e per la collaborazione offerta in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia e segnatamente per la manifestazione denominata Unità, Legalità e Creatività. Valzer di allenatori per alcune squadre agrigentine impegnate nel campionato di eccellenza e promozione. Dopo l'arrivo sulla panchina dell'Agracas di Giuseppe Raffaele, in promozione salta la panchina dell'Aragona a farne le spese il tecnico Giovanni Falzone, esonerato dalla dirigenza aragonese. A sostituirlo arriva l'ex allenatore del Terrasini Marco Aprile. E con questa notizia è tutto per oggi, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.